Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a Via San Giovanni Bosco, Soveraldo. Siamo con l'assessore allo sport del Comune di Catanzaro, Giampaolo Mungo, che ringraziamo per essere ospite a 8800 TV. Buongiorno. Grazie assessore. A voi, grazie a voi per l'ospitalità. Allora, la prima domanda, da assessore allo sport, sull'impiantistica sportiva a Catanzaro. È un problema reale, ma che questa amministrazione sta iniziando a risolvere. Intanto dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo sul tappeto. Sul tappeto abbiamo tantissime palestre scolastiche che hanno bisogno di interventi importanti. Abbiamo le strutture sportive, tipo, faccio un esempio, il Verde Oliva, il Curto, il Palagreco, il Palacorvo, che hanno bisogno di interventi importanti. Interventi che purtroppo in questa fase non possiamo fare perché non abbiamo le risorse economiche. Noi siamo rientrati nel patto di stabilità 30 giorni fa, diciamo un mese fa, e quindi in questo momento non possiamo avere le risorse disponibili per fare questi interventi strutturali. Però questo non ci deve far distogliere, non ci deve sottrarre da quello che è l'obiettivo di fondo dell'amministrazione Abramo, che è quello innanzitutto di riqualificare, ristrutturare l'esistente, quindi intervenire, riqualificare e ristrutturare quelli che sono gli impianti che abbiamo attualmente. E già in questi giorni io ho fatto un sopralluogo con i tecnici comunali in varie strutture e stiamo ponendo in essere alcuni interventi importanti, interventi che noi chiamiamo interventi tampone, che possono consentire almeno che si possa usufruire di questi impianti. Va sottolineato anche un altro dato importantissimo. Noi abbiamo alcune strutture che nel tempo sono state realizzate e poi sono state anche affidate a società diverse. Purtroppo abbiamo constatato che negli anni sono stati degli atti vandalici notturni, degli atti vandalici che hanno portato a far sì che queste strutture siano state proprio deturpate. Faccio un esempio, lo stadio Verde Oliva negli anni nel tempo è stato oggetto di numerosi attacchi vandalici. Ebbene, noi stiamo pensando di intervenire sul Verde Oliva con due piccole perizie affinché si possa porre in essere quella che è una qualificazione tampone. Abbiamo già predisposto le carte affinché la Regione Calabria ci possa concedere delle risorse cospicue per intervenire sul Palagallo. Abbiamo questo problema del Palagreco, ho fatto proprio l'altro ieri un sopralluogo insieme ai tecnici comunali e abbiamo verificato che lì pure c'è una piccola problematica sulle piccole cose quasi, anche se poi lì andrebbe fatto un intervento strutturale diverso. Però con i pochi soldini che noi riusciamo a reperire nelle pieghe del bilancio faremo questi interventi, chiamiamoli tampone. Bisogna poi andare a fare una programmazione che tenga conto dell'esistente e della riqualificazione dell'esistente, e una programmazione che tenga conto anche della possibilità, della opportunità di andare anche a realizzare impiantistica sportiva nuova. In questa ottica qui si incastra anche il campo scuola, che attualmente in convenzione è dato in gestione esterna. E il campo scuola ho incontrato proprio nelle primissime settimane che mi sono insediato, quindi due settimane fa, la FIDAL, che è la federazione, e anche coloro i quali ce l'hanno in gestione, ce l'hanno in affido. Ebbene, lì bisogna fare un intervento programmato serio, bisogna far sì che si siedano intorno a un tavolo, si faccia un sopralluogo con i tecnici, con quelli federali, per capire come si può fare per metterlo a norma. Metterlo a norma significa renderlo capace di essere ricettivo di manifestazioni sportive importanti. E il campo scuola potrebbe, nell'immaginario dell'amministrazione Abramo, il campo scuola potrebbe essere una struttura sportiva da rendere dedicata. Dedicata a cosa? Dedicata magari
a tutte le attività di atletica leggera, al rugby e al football americano. Stanno già giocando gli Highlanders Catanzaro al campo scuola le prime gare. Allora, lei ha parlato di pochi soldini a disposizione delle casse comunali. C'è la possibilità che qualche privato si faccia avanti per, non dico risolvere questo problema, ma alleviarlo? Ho posto in essere allo studio, insieme agli uffici, l'opportunità, l'idea di pensare a una sorta di, diciamo, adozione dell'impiantistica, che non vuol dire, non significa darla ai privati, attenzione, ma adozione significa aprire a una compartecipazione, a una collaborazione mirata su piccoli interventi, su interventi mirati che possano dare all'amministrazione quella boccata di ossigeno per far sì che si intervenga su alcune strutture in modo, appunto, ripeto, mirato, e renderle così fruibili. Quindi l'apertura ai privati dovrà essere, secondo noi, qualcosa da perseguire. Chiaramente viviamo in un momento di crisi, un momento di difficoltà economica, tante aziende hanno chiuso, tanti piccoli imprenditori hanno problemi seri, ma io approfitto della vostra disponibilità e ringrazio la disponibilità della vostra redazione, perché consente all'amministrazione comunale, non solo a me ma anche agli altri colleghi, di aprire un canale di confronto con i cittadini, un confronto di informazione che io amo dire spesso si può sintetizzare in una battuta: amministratori e amministrati siamo due facce della stessa medaglia, quindi dobbiamo anche cercare di coniugare, collaborare e far sì che quello che abbiamo sia preservato, e lì dove ci sono risorse o investimenti appetibili e importanti, il mio può essere un appello agli imprenditori, alle banche, alle fondazioni, affinché insieme ci rendiamo conto che questa città non è patrimonio dell'amministrazione che ci incarica volta per volta, ma questa città è un patrimonio dei cittadini. Quindi dobbiamo sentirci tutti giocatori della stessa squadra. Allora, lei ha parlato di sport minori, appunto Palagallo è usato per lo sport minore. A Catanzaro non esiste solamente il calcio, anche se sappiamo l'importanza dell'USA Catanzaro. Gli sport minori, l'amministrazione comunale come intende aiutarli? Beh, noi intanto, chi le parla proviene da una federazione che è la Federazione Italiana Taekwondo, la FITA. Ho fatto l'atleta, quindi ho fatto anche il tecnico federale, ho fatto il dirigente, quindi capisco e comprendo bene le difficoltà dei cosiddetti sport minori, che poi io amo dire non sono minori, perché grandi soddisfazioni, campioni di levatura internazionale, mondiale, europea, vengono da tantissimi sport cosiddetti non minori ma di nicchia. Bene, a parte il gap strutturale che la città soffre in termini di impiantistica sportiva, ma credo che bisogna iniziare a investire anche sull'immagine di questi sport cosiddetti minori, sugli sport di nicchia. Cioè, sull'immagine cosa intendo? Credo che l'amministrazione potrà e vorrà programmare, lo stiamo già facendo, una serie di eventi che coinvolgano queste discipline, perché a volte la notorietà, la visibilità di questi sport può portare a far sì che abbiano anche loro, si ritaglino anche loro uno spazio che non è solo di visibilità ma anche di marketing, quindi di ritorno in termini anche di sussistenza vero e proprio. Cioè, cosa voglio dire? Che qualcuno, magari qualche imprenditore, capisca e comprende che abbiamo campioncini di tantissime discipline e magari investe su di loro attraverso qualche piccola sponsorizzazione. Lei ha anche la delega alle politiche giovanili. Vuole fare un discorso, due parole, vuole spendere anche su questo importante aspetto? Sì, la ringrazio per la sottolineatura. La mia delega non è solo assessorato allo sport, ma anche politiche giovanili. Credo che questa città abbia bisogno di investire sui giovani. Credo che questa città deve capire che i giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente. Sono il presente sul quale costruire il futuro. Per far sì ci vuole una dinamicità istituzionale. Insieme all'ente regionale, all'ente regione, noi stiamo cercando di portare avanti progetti importanti. Ne dico uno che si è già concretizzato, del quale abbiamo già approvato anche il progetto esecutivo, che è la riqualificazione del centro di aggregazione giovanile di via Fontana Vecchia, dove la Regione Calabria ci ha concesso un contributo importante di 460.000 euro. Credo che sulle politiche giovanili e sullo sport si può
coniugare un percorso generazionale nuovo, un percorso generazionale che vede non solo investire sul futuro, quindi investire sul presente, quindi investire sui giovani, ma attraverso le politiche giovanili, attraverso lo sport, si deve capire che tanti ragazzi, tanti giovani si possono levare dalla devianza, si possono levare dalla strada. Questo è un messaggio importante che va accolto e che le istituzioni devono capire, che devono cogliere in ogni istante della loro azione. Allora, un bel discorso, sono parole importanti quelle sue e noi lo ringraziamo per la sua disponibilità ad assessore allo sport del Comune di Catanzaro, Giampaolo Mungo, quando vuole venire è sempre a disposizione. E appunto noi vi salutiamo e vi rimando ai prossimi appuntamenti.